Cambiamo argomento. In prefettura a Napoli, riunione del Comitato Ordine e Sicurezza 2, i temi principali affrontati, il divieto di trasferta per i tifosi dell'Eintracht e il caos Movida. Enzo Perone. Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura dopo il Far West metropolitano che ha fatto precipitare Napoli tra sabato e domenica in una notte da Pulp Fiction a Piazza Municipio. Un dodicenne che accoltella un dodicenne movente, sembra una lite dopo un panino. Un sedicenne dopo una rissa a mezzo canone finisce in ospedale con la rottura del setto nasale. Nel centro città due turisti, un kazako e un thailandese, aggrediti per rapina. Uno accoltellato alla schiena, l'altro con la mandibola rotta. Violenza senza quartiere, la città, gremita di turisti, si interroga con fatalismo. Nel comitato è stata esaminata la questione della partita del Napoli con l'Eintracht, vietata la trasferta ai tedeschi di Francoforte. Sulla città violenta e l'allarme criminalità, spiega sinteticamente la nota stampa, verranno rafforzati i controlli. Il prefetto non ha ritenuto opportuno rilasciare interviste per spiegare quali provvedimenti mettere in campo per tutelare sicurezza e legalità.